Ciao ragazzi, allora benvenuti in questo nuovo video. E dunque, l'argomento del giorno, anche se ormai la giornata quasi volge al termine, ma ci tenevo a dire la mia, è Zidane. Zinedine Zidane non è più l'allenatore del Real Madrid. Ha fatto una conferenza sorpresa e ha dato praticamente delle dimissioni come posso dire, in collaborazione, comunque con un accordo con la società. Insomma, si sono messi d'accordo e dunque Zinedine Zidane in questo momento è senza contratto. Vi dico intanto cosa ne penso. Penso che Zidane non sia stupido, sa benissimo di aver vinto con Real Madrid perché era Real Madrid, la squadra era fenomenale. E parliamoci chiaro, ha vinto 3 Coppe Campioni consecutive, quindi meriti vanno dati, però sa benissimo di aver soprattutto gestito il gruppo e di non aver messo tattica in questa cosa, in questa avventura. Lo dimostra il fatto dei campionati. Ne ha vinto una Liga e in due ha fatto veramente una fatica bestiale. La Liga che ha vinto, giustamente ha vinto la Liga, ma qua alla fine l'allenatore lo si vede alla distanza. Non è per forza un grande allenatore che vince la Champions. È più facile che sia un grande allenatore che vince il campionato, proprio perché ci sono tante partite, devi gestire. Non è facile, non è facile. E lo dimostra il fatto, ti faccio un esempio di Matteo, ha vinto la Champions, oppure non mi ricordo quando esonerarono Mourinho, chi è che andò, ma il vice che era un israeliano, mi sembra, prese il Chelsea, lo portò in finale, a momenti la vinse, perché Grant, mi sembra che Grant, una roba del genere, e poi sparì. Di Matteo la stessa cosa, quindi, eppure Di Matteo ha vinto la Champions, quindi, ecco, non è per forza che chi vince la Champions è il miglior allenatore. In genere, ripeto, a volte si vede gli allenatori migliori vincere i campionati piuttosto che la Coppa Campione. La Coppa dei Campioni ci sono troppi fattori e spesso uno di questi è la fortuna. Chi crede o non crede, ma il caso, il fato, spesso ci mette lo zampino. Zidane ha vinto 3 Coppe Campioni e nessuno glielo può assolutamente negare. Ha fatto un record, bravo, tutto quello che volete, però lui è consapevole, secondo me, che non gli può andare sempre bene, come è logico che sia. Secondo me ha fatto un paio di ragionamenti. Ronaldo molto probabilmente via. Già in questa Champions si è visto Kroos in difficoltà perché l'età avanza e sta cominciando a giocare da fermo. Il problema è che giocando da fermo con Casemiro e Modric che vanno a mille, riesci. Quest'anno Kroos e Modric hanno calato il ritmo, non la qualità ovviamente, ma il ritmo è un po' calato e obiettivamente il Real ha fatto più fatica. Lo dimostra il fatto che quasi in tutte le partite ha preso gol. E lo dimostra il fatto che comunque tu con la Juve, appena è mancato Ramos, non ci hai capito più nulla. E alla fine, se non succede quel rigore lì, non voglio entrare in polemica, cioè non c'è, però probabilmente i supplementari cui cambi Allegri l'avrebbe potuta vincere, perché Zidane aveva già giocato tutti i cambi, sbagliando, secondo me, sbagliando. Lì è andata bene, gli è andata bene. E poi col Bayern, secondo me, il Real alla fine ha giocato 2 partite. Così, e poi in finale con Liverpool, è Karius che ha fatto di tutto per agevolarlo. Lui probabilmente ha visto la difficoltà del Real Madrid. Gli è andata bene, e a questo punto credo che lui abbia detto: bene, sapete che c'è, me ne vado e lascio la barca galleggiare, una barca che però è destinata piano piano ad affondare, perché il Real Madrid comunque difficilmente vincerà la quarta, proprio perché è proprio una squadra che si vede che fa fatica adesso, fa veramente fatica, come è logico che sia, perché comunque è un ciclo che pian piano si sta chiudendo. Senza negare che il Real Madrid, secondo me, questo Real Madrid, visto in questi 5 anni, è secondo me probabilmente la squadra più forte della storia del calcio, o perlomeno tra le prime tre. E le voci subito, il fantamercato, Zidane alla Juve e Allegri al Real. Io da Juventino, sinceramente, scusatemi, ma io non guardo il palmarès, ma guardo la capacità dell'allenatore e secondo me Allegri, anche grazie al suo dinamismo tattico, secondo me è uno dei migliori allenatori in circolazione. Io non farei il cambio con Allegri con nessuno. Punto, punto. E quando mi sento dire le motivazioni si trovano, perché sei la Juventus, non hai bisogno di altre motivazioni, le motivazioni le trovi. Te le danno, te la dà la stampa, te la danno gli avversari, te la danno la tua storia, le motivazioni si trovano, ma un grande allenatore non lo trovi in giro. Io sono convinto, e qua lo dico, ma non ho problemi, è il mio pensiero, che un Zidane alla Juve e un Allegri al Real Madrid voglia dire probabilmente il Real Madrid vincitore della Liga, con
probabile che arriva fino in fondo in Champions e magari la vince anche, e noi che non vinciamo chiudiamo zero titoli, perché sono convinto, considerando la Juve, sicuramente la Juve farà il cammino che ha fatto in Champions, non è che Zidane ti porta un valore aggiunto, e in campionato il Napoli ci supera, perché ragazzi quest'anno hai fatto 94 punti soprattutto per merito di Allegri e dei suoi cambi, del suo modo di giocare. Può piacere o meno, ma questo è, cioè Zidane vorrebbe dire fare un passo indietro. Quindi io sinceramente, poi magari non dico Zidane, no a Zidane a prescindere, no a Zidane ora, magari si farà ancora più esperienze e quando arriverà, se arriverà a Torino, magari Zidane diventerà veramente il nuovo Guardiola o il nuovo Allegri o sicuramente un allenatore di livello mondiale. Quindi secondo me Zidane ancora non è un grande allenatore, dovuto al fatto che io lo devo vedere in una squadra non come questo Real Madrid. Io l'ho detto, anche Guardiola secondo me è stato molto sopravvalutato dal fatto che con quel Barcellona ha vinto tutto quello che poteva vincere con quel Barcellona. Però col Bayern, quando c'è stato da fare il salto di qualità in Champions, non l'ha mai fatto. Con i giocatori che ha sempre voluto lui, facendogli spendere una barcata di soldi, proprio perché, cioè, è facile vincere quando hai il cavallo più forte, ragazzi, ma non è facile poi costruire. E poi ricordatevi che non è che chi vince la Champions è il più grande allenatore, altrimenti Mazzone sarebbe un pistola perché non ha mai vinto un trofeo. Invece io credo reputo Mazzone uno dei più grandi allenatori che ho visto in Italia, perché alla fine tutti gli obiettivi che la società gli dava lui li raggiungeva. Salvami, lui si salvava, cioè non c'è niente da fare. Per questo dico, ragazzi, che Zidane assolutamente ora no, sarebbe un declassamento tattico, magari sicuramente buon motivatore, ma in questo momento Allegri a livello di tecnico tattico gli è una spanna sopra. Questo secondo me senza ombra di dubbio, ma non solo Allegri. Io dico Allegri, ma potrei citare altri nomi, Simeone, non lo so, ma Conte, metto anche, sapete come la penso su Conte, ma credo che Conte sia superiore. Cioè, Sarri, anche sapete come ne reputo su Sarri, Spalletti, insomma, questa gente qua è già più preparata perché ha l'esperienza. Zidane ha il carisma forse, ma ancora tatticamente secondo me non è preparato per allenare un'altra squadra del livello della Juventus. Tutto qua. Poi ripeto, magari farò un'esperienza. Io però tra i due mi tengo Allegri, quindi non vedo perché devo cambiare. Quindi io credo che alla fine la cosa si finirà in una bolla di sapone, perché penso che Zidane andrà alla nazionale francese appena finirà il mondiale. Credo che abbia già un accordo e credo che sia anche un po' il suo sogno ormai, anche perché col club cos'ha da chiedere Zidane? Ormai ha vinto tre Champions, basta, cioè ormai il suo l'ha fatto, ha vinto campionato, Champions, due mondiali per club, due Supercoppe europee. Prova a fare l'impresa con la Francia, perché lui come gestore è molto bravo, quindi potrebbe diventare un ottimo selezionatore, un ottimo selezionatore. E basta, secondo me finisce così, con Zidane alla Francia, farsi 4 anni da commissario tecnico e magari gli va anche bene, perché la Francia ha un vivaio abbastanza folto e positivo. Ragazzi, sono andato un po' per le lunghe, però ci tenevo a dare questo mio parere e dirvi che domani o dopodomani, adesso vedrò il tempo, quando avrò tempo per girarlo, andrà in onda uno speciale per chi tiferò al mondiale. Quindi io vi saluto e do appuntamento con i prossimi video. A proposito, domani. Ciao!